Και κατεβαίνει να μένει στην Τζερίνια. Μονικά. Μα ξέρεις, άμα διάτε σημαίες πας στα σπίτια όλες κότσινες, όπου είχε σπίτι, είχε σημαία κότσινη. Και πια με τα κλάματα, είναι εμπορέα. Ήταν να πεθάνω, είναι εμπορέα. Άλιστα, θα βάλουμε και ένα τραγούδι τώρα, να περάσουμε και λίγο την ώρα μας. Κορώνα. Κουβέτα. Κομφέτο. Καπρίτσιο. Καπρίτσιο. Φάγα. Fuoco. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الملاح Per quanto sta in te, di Konstantinos Kavafis. E se non puoi la vita che desideri, cerca almeno questo, per quanto sta in te. Non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole, in un via vai frenetico. Non sciuparla portandola in giro in balia del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne
una stucchevole estranea. Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Pari agli dèi, di Saffo. Pari agli dèi mi sembra quell'uomo. Innanzi a te siede e tanto vicino sente la tua voce dolce, il desiato riso. Oh, a me il cuore sbatte forte e si spaura. Ti scorgo un attimo e non ho più voce. La lingua è rotta, un brivido di fuoco è nelle carni sottile. Agli occhi il buio, rombano gli orecchi, cola sudore, un tremito mi preda. Più verde d'un'erba sono e la morte così poco lungi mi sembra. ¿Cómo quiere que cosechar trigo 100% limpio? No, pues para eso está la máquina, para eso está el hombre, se da el trabajo de él. Y aquí tenemos que darnos el trabajo, reconocer en el peregrino una fe de buena calidad, una fe que es bien nacida, que solamente hay que educar, encauzar, fortalecer, pero jamás despreciar. Hay más de un sacerdote que con
altanería, por no decir soberbia. Dice, ¿qué es esto de la religiosa popular? Pura chacota, nomás cuento, comercio. Respeto, señor. Tal vez mucha gente se queda en la superficie y no se da cuenta ese tesoro que hay en nuestros pobres, que son la esperanza del futuro de nuestro país, porque tienen esa cosa generosa, abierta, firme, que yo lo encontré desde el primer momento. Y desde ese día hasta ahora yo me he sentido muy acogido en estos sectores. Chao, papá. Preferí tu video y un cassette viejo para despedirme. Oye, ahora que me estás mirando y escuchando, yo ya no voy a estar. Pero nos volveremos a ver. Seguro. Seguro como yo, que siempre fui segura, incluso cuando me equivocaba. Nos volveremos a ver. Y tú no me vas a reprochar por esto, ¿verdad? Dejo ordenada mi pieza. La mamá va a estar contenta al menos de esto. No, tranquilo. ¿Te acuerdas lo que me decía cuando era chica? Cuando me veas enojado, bastará para calmarme que me digas en voz baja, mirándome fijo a los ojos. Calma, papá. Bueno, ahora te lo digo. Calma, papá. Calma. No me la pude. No me la pude. ¿Cuántas veces lo intenté? La vigilia. Un'opera con la quale avevo raggiunto i miei limiti. E quindi
per qualche tempo non sapevo più cosa fare. Nel cinema. Finché un giorno mi è venuto in mente appunto la possibilità di comporre un'opera fatta di tre opere, tutte e tre aventi lo stesso contenuto e la stessa forma. Quindi un'opera organica, non una pura somma. La Vigilia raccontava la vita d'artista di una giovane donna. E mi è venuto in mente di raccontare la vita d'artista di un uomo maturo, un professionista. E anche la vita d'artista di uno scimmione. Sapete forse che uno dei racconti più belli di Franz Kafka è Una relazione per l'Accademia, dove ci racconta appunto di uno scimmione rapito nell'Africa, trasportato in Europa, il quale per sopravvivere fa di sé un artista. Illustri signori dell'Accademia, voi mi fate l'onore di invitarmi a presentare all'Accademia una relazione sulla mia precedente vita di scimmia. Non potrò essere tra di voi in persona, ma l'impedimento ha provocato l'idea. Ecco, vi mando un audio video, cioè a dire un numero sufficiente di parole figurate sull'argomento e la documentazione del mio quarto in queste ore parigine. Anche in video purtroppo non potrò rispondere all'invito come voi l'avete formulato. 5 anni mi separano dal mio stadio scimmiesco, un periodo forse breve se calcolato sul calendario, ma interminabile se lo si trascorre di galoppo, così come ho fatto io, accompagnato a tratti da eccellenti persone, consigli, applausi, musica d'orchestra, ma in fondo solitario, perché gli accompagnatori, per continuare nell'immagine, rimanevano di là, dalla barriera. La mia impresa sarebbe stata impossibile se avessi voluto rimanere ostinatamente attaccato ai ricordi della mia gioventù. Il primo comandamento che mi imposi fu la rinuncia ad ogni ostinazione. Io, libera scimmia, mi piegai sotto quel giogo. In compenso i miei ricordi si fecero più remoti. In un primo tempo sarei potuto tornare indietro se gli uomini l'avessero voluto. Attraverso la grande porta. Che il cielo forma sopra la terra. Questa porta diventava sempre più bassa e più stretta. Vita d'artista di una giovane donna, di uno scimmione umanizzato per necessità, e di un uomo maturo che è un professionista, uno scultore, tutto preso da se stesso, dalla sua opera, e che ha quindi con il mondo un rapporto narcisistico. Io e gli altri.
Sì, Francesco, io. Ti ricordi di io? Francesco, io. Ti ricordi di io? Buongiorno da questa parte del mare. Ti immagino sola e parlo liberamente, a modo nostro. Se come vedi e come senti, sono riuscito a scovarti. Ti stai chiedendo come ho fatto. Hai le pupille leggermente dilatate. Non te lo posso dire, non ora. No. Non te lo dico come ho fatto ad avere il tuo indirizzo. Mi ci è voluto un anno e tutta la mia perseveranza, vulgo ostinazione, per capire dove l'hai finita. Finita, diciamo, riparata. Un anno e tre giorni senza... Un anno e tre giorni... Un avvertimento, un'anticipazione... Un cenno, una parola, un rigo, a stacco come nei fumetti. Ecco che finalmente ti ritrovo. Ecco che inizialmente ti trovo. Non te lo dico come ho fatto ad avere il tuo indirizzo. No, non. Non te lo dico come ho fatto ad avere il tuo indirizzo. Tu sei capace di tutto. Ti mando due parole o tre a modo mio, sempre anticipando e spiegando, sempre recitando e improvvisando. Questo quanto al contenuto. La forma era quella che avevo inventato, costruito con la vigilia, cioè la soggettiva assoluta. Un'opera costruita da un individuo che si racconta e che raccontandosi testimonia anche il mondo intorno a sé. Un tipo di cinema che sta emergendo faticosamente, contraddittoriamente, e che supererà storicamente il cinema così come lo conosciamo, il cinema Barnum, il cinema che imita il romanzo, il cinema naturalistico, il cinema che è morto e non lo sa.